The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street. Un sorriso per la stanza. Ciao. Da Lillo. Lillo che prende il premio Manfredi ai Nastri d'Argento. Prendiamo, perché in realtà lo prende anche Greg, lo prendiamo insieme, però lui non poteva essere presente, quindi prendo io. La comicità, allora, ti viene spontanea, è una cosa che avete insita tutte e due. Come nasce la comicità in voi? Ma da sempre, insomma, noi abbiamo sempre, fin da bambino, io non proprio nella recitazione, ma nei fumetti, che mi facevo i fumetti comici da solo a casa, ma parliamo, avevo 10 anni, 11 anni, lo stesso, Greg ha avuto più o meno la stessa mia, sì, anche lui aveva questa passione, quindi diciamo che esprimere cose comiche è una cosa naturale che abbiamo avuto tutti e due fin da bambini, per cui poi crescendo questa cosa è rimasta, e poi magari dai fumetti invece siamo passati a altre cose, tipo appunto il teatro, il cinema, la radio, però di base è un bisogno, perché quando lo fai a 9 anni, a 10 anni, a 8 anni, all'età in cui abbiamo cominciato noi a farlo, vuol dire che hai proprio un bisogno fisico di farlo, perché a quell'età sei libero di decidere qualsiasi cosa, non ti impone niente a nessuno, per cui era proprio un bisogno naturale che continuiamo a portare avanti. Adesso le cose le vedi sempre con questa comicità o delle volte non riesci più a vederle con comicità? Ma guarda, io, a parte casi veramente pesanti, ma io tendo veramente a vedere il lato positivo, anche più che positivo, comico delle cose, ironico delle cose, insomma, ecco, quindi questo mi aiuta a sdrammatizzare lì dove si dà troppo peso a qualche problema ed aiutarti a superare invece problemi più seri in modo più diciamo, meno pesante, e quindi lo sguardo ironico lo mantengo sempre. Poi è ovvio che lo sguardo ironico delle volte è una medicina, cioè nel senso, tu soffri talmente tanto per una cosa che usi l'ironia per soffrire di meno, insomma, quindi comunque è una medicina. Allora ti auguro tanti anni di comicità. Grazie. Soprattutto per sdrammatizzare sempre tutto. Grazie a tutti voi.